Le fiere, commosse parole pronunciate dal camerata Ciano, presidente di questa assemblea, interpretano indubbiamente e nobilmente il vostro pensiero. Nulla vi è da aggiungere a quanto egli ha detto circa la superba mobilitazione morale e materiale, nonché militare del popolo italiano. Mobilitazione in atto dal 1° gennaio e culminata nella tunata del 2 ottobre, quando 27 milioni di italiani, uomini, donne, fanciulli, risposero con esaltante spontaneità all'appello del regime. Basterà dichiarare e ripetere una volta per sempre che quando saremo giunti al 365° giorno d'assedio, noi avremo la stessa volontà, lo stesso coraggio, la stessa determinazione del primo. Non v'è assedio che possa piegarci, né coalizione, per quanto numerosa, che possa illuderci, distoglierci dalle nostre mete. La nostra riunione, che avviene dopo le sanzioni, mi offre l'opportunità di fare alcune succinte dichiarazioni di natura politica. In queste ultime ore si è delineato un leggero miglioramento dell'atmosfera e forse una mitigazione di talune disposizioni preconcette, ma ho il dovere di mettervi in guardia contro ottimismi prematuri ed eccessivi. I contatti di due esperti non significano un negoziato e nemmeno la possibilità di un negoziato, e quand'anche un negoziato si iniziasse non è detto che giungerebbe a felice e rapida conclusione. Siamo stati anche pubblicamente sollecitati di fare conoscere le nostre esigenze inderogabili. Queste sollecitazioni sono intempestive, perché sino al 16 ottobre le nostre proposizioni in materia furono fatte conoscere al governo francese. Ma invece di concrete conversazioni sono venute le sanzioni contro un aggressore che le popolazioni indigene aspettavano da lungo tempo e alle quali ha portato i primi elementi della civiltà. Qualcuno ha creduto di mettere in pace la sua coscienza affermando che avevamo accettato le sanzioni economiche. Ciò è insussistente. Nel mio discorso del 2 ottobre ho elevato una protesta anche contro il solo parlare di sanzioni di qualsiasi specie. E quanti udissi circa le eventuali sanzioni economiche, e l'appello che rivolsi non invano alle inesauribili virtù del popolo italiano, avrebbe dovuto servire casomai agli amici, quale giustificazione per respingere ogni sanzione, non quale alibi per infliggerci ben 4 simultanei ordini di sanzione.
Le nostre controsanzioni sono quindi non soltanto inevitabili, perché non possiamo importare dal momento che ci è vietato di esportare, ma sono anche logiche e assolutamente morali come legittima difesa. Ieri alla Camera dei Comuni è stato pronunciato un discorso che non può non avere una eco in questa assemblea. Il ministro Or è stato esplicito per quanto riguarda l'atteggiamento del suo governo nei confronti dell'Italia fascista. Prendiamo atto che il Foreign Office desidera un'Italia forte. Un'Italia capace di tenere degnamente il posto che le compete nella vita dell'Europa e del mondo. Da 14 anni noi lavoriamo per questo. Date le premesse di ora, siamo in legittima attesa delle successive conseguenze. Una Italia non può essere forte in Europa, come Or desidera e come noi vogliamo, se non è risolto il problema della sicurezza integrale delle sue colonie nell'Africa orientale. Non può essere forte se non può dispiegare su territori arretrati quelle sue capacità di espansione, di popolamento e di incivilimento che lo stesso Or in un precedente discorso ha chiaramente riconosciuto. Il ministro Or, che ha conosciuto l'Italia in guerra, ha avuto la possibilità di apprezzare le qualità e le necessità vitali del popolo italiano. L'Atene capitale per asfissia economica, decretata dagli umanitari di Ginevra, non fu mai irrogata prima del 1935, non sarà probabilmente mai più tentata e viene soltanto oggi inserta l'Italia perché povera di materie prime, il che mette a riparo dalle pene del codice ginevrino i popoli ricchi armati delle loro ricchezze. Armati delle loro ricchezze e delle maggiori armi che la ricchezza consente. Loro che hanno messo in moto il più esplosivo congegno di guerra che la storia ricordi, hanno sbagliato nei loro calcoli. Quando si è esaminato oltre alte a tavolino la maggiore o minore vulnerabilità dell'economia italiana, si è dimenticato, al di là delle cifre e degli schemi, di tener conto delle riserve materiali di ogni genere che una grande nazione accumula lentamente, quasi inavvertitamente nel corso dei secoli, e soprattutto non si è tenuto conto dei valori dello spirito d'Italia. Spirito che piegherà a qualunque costo la materia per trarne gli elementi necessari alla resistenza e alla riscossa. Ho l'impressione che si cominci a riconoscere l'errore compiuto quando, in base a principi astratti, formalisticamente interpretati, caso classico del summum ius, summa injuria, si è dilatato fino a far riassumere il carattere di una crisi mondiale
uno di quei conflitti coloniali che altri paesi, anche dopo la guerra, anche dopo la Società delle Nazioni, hanno risolto con l'impiego della forza. Intendo di riaffermare nella maniera più netta che l'epilogo di questa crisi non può consistere che nel pieno riconoscimento dei nostri diritti e nella salvaguardia dei nostri interessi africani. Nell'attesa l'azione continua in Italia e in Africa, dove tanti e camicie nere, uniti nella volontà e nella fede della rivoluzione, daranno alla patria la meritata e decisiva vittoria.